annichiliti, e abbiamo annichiliti, ragazzi. Benvenuti amici, non spogliamo il resto personale, eccoci qui per un nuovo post partita Nations League, partita, scusate i capelli, vabbè, partita di Italia-Olanda, Olanda-Italia, scusate, all'Amsterdam Arena. Signori, li abbiamo aperti, peccato che appunto abbiamo vinto solamente 1-0, perché appunto meritavamo almeno un 3-4-0, un punteggio molto più largo, però alla fine la vittoria l'abbiamo presa, quindi prendiamo e portiamo a casa. Dopo una partita giocata veramente a bassi livelli contro la Bosnia, con un avversario anzi più abbordabile, molto più abbordabile, più scarso addirittura di noi, ovviamente, dove abbiamo pareggiato, anzi abbiamo sofferto perché siamo andati anche sotto, contro invece una squadra che è molto, molto ostica, molto dura, come appunto i Paesi Bassi, addirittura in casa loro, ce la siamo giocata, ma non così bene, ma proprio non hanno fatto un cazzo praticamente, tranne gli ultimi 10 minuti del secondo tempo, dove naturalmente hanno provato il tutto per tutto, ma veramente siamo anche calati fisicamente. Comunque, partita che il primo tempo veramente, come tutta, diciamo, la partita, come dicevo prima, proprio li abbiamo sparaflesciati, non lo so, abbiamo proprio tirato tiri di qua, di là, Immobile, Insigne, Barella, Zagnone rovesciata, parate, tiri ribattuti, in qualsiasi modo siamo riusciti a portarla in vantaggio, passare in vantaggio a pochi minuti dall'inizio della fine del primo tempo, con un cross di Immobile e un inserimento di Barella. Gol molto strano, comunque, cioè non strano, per come si è creato appunto il cross di Immobile e cross di Barella, cioè gol di Barella. Comunque, gol meritatissimo, appunto. Poco prima si era infortunato Zaniolo per un contatto innocuo, cioè ho capito ginocchio contro ginocchio che fa male, ma un dolore che dovrebbe teoricamente passare dopo qualche minuto. Un po' tutti, diciamo, l'abbiamo fa l'avremmo subito un contatto del genere mentre giocavamo a calcio. Ma fa male, perché proprio te, osso contro osso, fa malissimo. Zoppichi per i primi tipo 5 minuti, ma poi è bene o male riesci a giocare. Poi magari il giorno dopo te fa male la contusione, però niente di che. Speriamo bene, perché proprio Zaniolo è nell'altro ginocchio. Mi pare che il ginocchio destro, lui si è però infortunato al ginocchio sinistro, e viceversa, vabbè. Forse sarà una cosa mentale, sente male, quindi per paura non si è incrociato, si è fatto cambiare, sostituire. Non lo so, speriamo bene ovviamente per Zaniolo, perché cazzo è un bel prospetto. Speriamo veramente bene. Secondo tempo invece, dove abbiamo continuato ad attaccare, 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 attaccare senza niente. Cioè, questo è un punto negativo secondo me, perché se la squadra oggi ha giocato bene, come quindi top, oggi siamo in momento di top e flop. Flop, appunto, il poco cinismo. Abbiamo avuto almeno una dozzina di palle e gol per chiudere la partita. Oh, niente, niente. Anche al 91esimo con Kean, come fai a tirarla in curva? Queste cose le soffri, perché se non, sono partite che se non sblocchi, se non avessimo sbloccata prima, e ci fossimo sbagliati tutti questi gol, l'avremmo pareggiata questa partita, addirittura perso. Quindi, più cinici, ragazzi, più cinici, perché così non si va avanti. Puoi giocare bene quanto vuoi, però devi segnare, se non segni il buon gioco te lo zicchi nel culo, proprio, scusate il francesismo, ma proprio va detto proprio per come sta le cose. Comunque, nell'altra partita del girone la Bosnia vince, no, perde, scusate, in casa 2-1 contro la Polonia, dopo essere andata in vantaggio appunto la Bosnia. Quindi ora praticamente il girone dice che noi a 4 punti, Olanda e Polonia a 3 punti e Bosnia a 1 punto, ok. La prossima giocheremo quindi contro la Polonia, ci sarà Paesi Bassi contro Bosnia e Erzegovina. Esatto, ok. Penso noi dobbiamo giocare in casa, non lo so comunque. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, se secondo voi alla fine il poco cinismo potrebbe essere un fattore negativo. Andate a vedere i due video di oggi, like, commenti, iscrivetevi al canale per non perdere questo video e ci vediamo domani. Ciao!